E do subito la parola al professor Pietragnoli, che ci parlerà su Venezia, la politica, la società, l'economia. Prego. Ringrazio l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per questo invito che mi ha molto lusingato e anche abbastanza intimorito. Non avrei mai pensato di trovarmi un giorno da questa parte del tavolo, in questa sede. Il tema che mi è stato assegnato meriterebbe di essere dipinto con un telero per la vastità e la complessità dei temi. Io mi limiterò in questa sede a farne un acquerello, diciamo, a tocchi molto rapidi e molto veloci, e quindi soprattutto, pur avendo molti numeri a disposizione, riducendoli al minimo indispensabile, perché fare i numeri in una relazione significa renderla molto ostica. Saranno invece ben dettagliati ovviamente nell'intervento scritto. Nel maggio del 1956 il Gazzettino, allora in salda mano democristiana, pubblica una serie di articoli elogiativi dell'operato della giunta democristiana, giunta a scadenza dopo 5 anni. Si comincia con la già ricordata legge speciale, che in realtà era stata pubblicata appena un mese prima ed era frutto non tanto dell'iniziativa della Giunta quanto dell'iniziativa unanime del Consiglio Comunale e dell'operato unanime dei parlamentari veneziani. Legge speciale che si sarebbe comunque poi dimostrata abbastanza inefficace e sostanzialmente inadeguata. Ma a parte la legge speciale, il bilancio, nonostante il tono elogiativo, era tutt'altro che esaltante. Una colonia alpina e 4 scuole materne, 400 alloggi popolari, dei quali più di metà nella periferia degradata di Caemiliani, 5 nuove scuole, il nuovo mercato ittico. Tutto sommato un po' di tagli di nastro, diciamo, ma certamente nulla che avesse inciso sulla vita sociale ed economica della città in maniera decisiva. L'argomento più difficile e delicato era quello della difesa che la Giunta aveva tentato delle industrie in città. Difesa che comunque non era servita a scongiurare la chiusura del Molino Stucchi. La chiusura del Molino Stucchi nell'estate del 54 segna la fine della Venezia industriale, anche se poi in realtà sarà la crisi dell'arsenale quella più pesante, ma perché c'è non soltanto un valore simbolico, ma anche un preciso significato economico. La insularità e il trasporto su acqua, che fino a quel momento erano stati i punti di forza della produzione anche industriale veneziana, erano diventati un elemento di svantaggio nei confronti di nuovi modelli di sviluppo sulle infrastrutture stradali in terraferma e sul trasporto su gomma. Quella giunta era sorta oltretutto in tono minore, era nata stanca, diremmo venezianamente parlando, e aveva trovato però una situazione, direi, migliorata rispetto a quello che avevano dovuto affrontare prima la giunta della liberazione del democristiano Ponti e poi la giunta socialcomunista del sindaco Gianquinto, le quali nei 6 anni in cui si erano succedute non avevano potuto fare altro, nonostante la buona volontà, che affrontare giorno dopo giorno i gravissimi problemi dell'immediato dopoguerra. Perché è vero che Venezia era stata risparmiata di bombardamenti che avevano danneggiato Porto Marghera, ma non in maniera tremenda come altre parti d'Italia. Però a Venezia, sto parlando in questo momento della Venezia insulare, alle condizioni generali di un paese disastrato dalla guerra si aggiungeva una vera e propria bomba sociale, cioè il sovraffollamento. Venezia era stata durante la guerra la città rifugio di un flusso continuo di sfollati, di profughi. E subito dopo la guerra era diventata ancora la meta di quanti dalla campagna cercavano di raggiungere la città, attratti dalle migliori prospettive occupazionali che venivano da una città portuale e turistica, oltre che a un certo momento anche dall'arrivo di profughi giuliano-dalmati. Ne consegue un sovraffollamento che sarà uno dei grossissimi problemi. Quindi in quella situazione di emergenza le prime 2 giunte avevano potuto soltanto affrontare i problemi quotidiani e senza poter incidere sullo sviluppo. D'altra parte, a 20-25 anni di distanza, il modello indicato da Giuseppe Volpi
si era ormai perfettamente radicato nelle dinamiche della città. Un modello portato avanti volontariamente dai poteri forti, penso a Montecatini e Edison nell'industria o la Ciga nel turismo, e involontariamente ormai assorbito dalla mentalità della gente e portato avanti dalle categorie dei singoli operatori economici, ma anche dalle forze politiche. Per un solo esempio, il ragionamento a favore del turismo di massa e per il prolungamento della stagione turistica connota i programmi di tutte le forze politiche negli anni 50. A quelle elezioni del 56 appena ricordate, il programma della Democrazia Cristiana, che si avvia a riprendere il potere, parla di Venezia insulare e terraferma come complementari elementi di un'economia che ha per direttrici l'industria e il turismo, che è appunto il modello dettato da Volpi. Ma mentre l'attività politica e amministrativa prosegue così faticata e carente di progettazione e poco incisiva, la vitalità sociale ed economica della città invece si manifesta in tutto il vigore. Per brevissimi cenni, già agli inizi degli anni 50, il porto ha raggiunto e superato il numero di navi e le tonnellate di merci sbarcate e imbarcate rispetto al dopoguerra. Il turismo, già nel 50 e 51, ha raggiunto il numero di arrivi e di presenze che era stato del 1938, l'anno d'oro, da sempre nel ricordo poi esaltato. E a Marghera, riparati abbastanza rapidamente i danni di guerra, si era raggiunto già nel 49, se non sbaglio, il numero massimo di lavoratori, 20.000, che non c'era mai stato nell'anteguerra, e con il 51-52 comincia anche l'espansione del settore chimico con la produzione delle materie prime per la plastica e con esso l'esigenza di un'espansione e della seconda zona industriale, che il professor Dal Paos ha già egregiamente trattato in altri termini e che io poi affronterò soltanto ovviamente in termini politici. Dal 1954 si comincia a notare, lo dico anche in riferimento alle relazioni dei prefetti, si comincia a notare lo sviluppo di quelle che vengono chiamate le comitive economiche, il turismo pendolare. Pesante rimaneva invece in questo contesto socio-economico la situazione abitativa a causa del sovraffollamento. Al censimento del 1951, i dati censuari servono proprio per fare questi raffronti qui, con una città sovraffollata, cioè 174.000 abitanti per una disponibilità di 130.000 vani, più di metà delle famiglie vivevano in coabitazione o familiare o in subaffitto e quindi in condizioni di sovraffollamento e di promiscuità facilmente immaginabili e in gran parte della città o degli edifici anche in condizioni igieniche notevolmente carenti. Circa 10.000 persone vivevano in 2.000 pianoterra dichiarati inabitabili, inabitabili con i criteri laschi di allora. La situazione drammatica dell'edilizia residenziale è al centro di una denuncia-appello che il sindaco Spagno fa nel 1952 con una conferenza stampa aperta addirittura alla stampa estera e che sostanzialmente vuole invocare la legge speciale che aveva come scopo il risanamento edilizio. Però passano 5 anni, la legge speciale comincia anche a funzionare poco e male e nel 1957, durante gli studi per il piano regolatore, si calcola che 3 case su 4 avessero sì servizi igienici, ma non un bagno, nel senso vero e proprio del termine, e che più di metà delle case affidasse il riscaldamento soltanto alla stufa in cucina o addirittura alla cucina economica. Comincia così, siamo nel 1951, con la ricordata alluvione del Polesine che sommerge i pianoterra abitati a Venezia, l'esodo verso la terraferma. È un esodo, la prima fase sarà chiamato l'esodo causato da sovraffollamento e degrado. Ma a Mestre, assieme ai veneziani che cercano appunto case più civili, a cominciare da quelli mandati a Caemiliani, a Mestre l'offerta di case non nasce sulla base di una pianificazione pubblica, ma nemmeno su una speculazione di larga scala. Tutte le costruzioni mestrine avvengono sulla base di lottizzazioni di piccola o addirittura di piccolissima misura, tutte sconnesse l'una dall'altra,
Per cui, mentre gli abitanti in 10 anni quasi raddoppiano, e quindi quasi raddoppia anche la cubatura disponibile, se è stato detto in maniera, secondo me, efficace, tutti costruivano case, nessuno costruiva strade. Perfino i primi abitanti del villaggio San Marco, credo che poi il villaggio San Marco sarà nella relazione del professor Zucconi, i primi abitanti del villaggio San Marco ricorderanno di essersi trovati in un posto senza strade, senza illuminazione pubblica, quindi al buio di sera, senza negozi, senza fermate di mezzi pubblici. E la visione di paludi, dune del deserto caratterizzerà i loro primi ricordi. Straordinariamente rapida invece fu la ripresa della vita culturale. Della cultura poi oggi parleranno relatori ben più competenti e autorevoli di me. Io qui ne accennerò per rapidi flash, soltanto per quanto la cultura ha significato anche nella vita cittadina, oltre che, data l'età, nella vita di molti di noi. Per rapidissimi tocchi, già nel 1946 torna la Mostra del Cinema e il Festival della Musica, nel 1947 anche il Festival del Teatro e la Collettiva della Bevilacqua alla Masa, nel 1948 è una straordinaria edizione della Biennale d'Arti Visive, nel 1949 la Grande Mostra d'Arte Antica di Giovanni Bellini e nel 1951 l'inizio dell'attività di due grandi poli culturali, la Fondazione Giorgio Cini e il Centro Internazionale delle Arti e dei Costumi a Palazzo Grassi. A modo suo, anche il risvolto negativo della società veneziana testimonia la complessità e, in un certo senso, anche se il termine può sembrare contraddittorio, la vivacità di questa città. Agli inizi degli anni 50, l'ente comunale di assistenza aiutava ogni anno 13.000 famiglie e forniva 2.000 pasti, miserabili se volete, pane e minestra, in una ventina di mense sparse nel territorio comunale. Il soccorso invernale in quegli anni offrì fra i 1.500 e i 2.000 pasti ai disoccupati, anche questi estremamente spartani, e circa 15.000 pacchi natalizi ad altrettante famiglie. I risvolti negativi venivano anche, ma anche questo è un segno positivo se volete, dalla ripresa del turismo. L'attività dei borseggiatori, per la verità definiti borsaioli, collegata allo sviluppo e all'alto numero dei turisti, diventa praticamente un leitmotiv delle relazioni estive dei prefetti della città. Da questo quadro abbastanza rapido che ho fatto, secondo me appare evidente una considerazione, che è un po' quella sulla quale si sviluppa questa mia comunicazione. Cioè che nel primo decennio post-bellico, che praticamente finisce con il 1956, l'attività politico-amministrativa e la vita sociale e economica della città si sono sviluppate su due piani paralleli o due strade parallele, se volete, senza toccarsi, soprattutto senza che l'attività politico-amministrativa incidesse sulle modalità dello sviluppo della città, che continuava appunto, modello Volpiano o non Volpiano, ad andare per conto suo rispetto all'attività di Cafarsetti, ma non soltanto di Cafarsetti. Eppure in città c'era un certo movimento di opinioni. Prima è stato ricordato il convegno del 1955 dell'Istituto Veneto, nel quale, tra le altre cose, si denuncia già l'esistenza dell'inquinamento atmosferico a Marghera, che allora non era dato così per scontato. Nel 1954 a Palazzo Grassi ospita una mostra che si chiama Venezia Viva, che ha una grande caratteristica di mostra anche storica e culturale, dove però Egle Renata Trincanato cura l'ultima sala dedicata ai problemi del momento a Venezia, e quindi anche l'abbassamento del suolo, la pressione demografica, la casa, il restauro dell'edilizia. Quindi c'è un dibattito in corso. La stessa Università Popolare debutta con una serie di conferenze all'Ateneo Veneto nel 1952, il primo a parlare è il professor De Logu, un ciclo di conferenze con il tema "Guarda un po', salvare Venezia". E il cronista del Gazzettino annota che il dibattito del pubblico si prosegue fino a mezzanotte, che sta a dimostrare una partecipazione anche popolare a queste attività. Si conclude, dicevo, un decennio nel 1956 e se ne apre un altro, anzi si apre un breve periodo, quello che anche Cesare De Michelis ricordava prima, con l'esperimento amministrativo e politico della cosiddetta Formula Venezia.
connessa al piano regolatore generale, perché non è soltanto un problema di formula politica originale per l'Italia, è anche legata a una chiarissima indicazione politico-amministrativa, e cioè il piano regolatore generale. Durerà 2 anni questa fase molto vivace della politica veneziana, dopodiché la giunta di centrosinistra sarà travolta dalle opposizioni interne ed esterne e sarà travolta soprattutto dallo scontro con i poteri forti e con i poteri burocratici. La volontà era quella, riassunta in termini brevissimi, indicata da Vladimiro Dorigo, assessore all'urbanistica in quella giunta, per cui la comunità locale, o meglio la sua rappresentanza democraticamente eletta, assurge al ruolo di coordinatrice, di guida e di impulso di tutte le grandi imprese dirette al benessere collettivo. Di qui l'esigenza di costruire un piano. Il piano regolatore generale aveva vari capisaldi. Li ricordo con straordinaria velocità: il risanamento del centro storico, la creazione di un centro direzionale sostanzialmente verso il Tronchetto, la strada di connessione tra Punta Sabbioni e l'isola della Certosa, la realizzazione di un quartiere coordinato a San Giuliano, la creazione della seconda zona industriale di Porto Marghera. In questa sede ci soffermiamo soltanto su 2 di questi aspetti. Il risanamento della città antica. Dorigo considerava Venezia come un'opera d'arte, però un'opera d'arte agibile e percorribile. Di qui quindi le indicazioni nel piano regolatore di interventi di modifica della viabilità, interventi di recupero di edifici degradati o di aree vuote, e anche per costruire a Venezia stessa case popolari. Che allora fosse possibile intervenire sull'edilizia, sulla viabilità, eccetera, è ben documentato da alcuni episodi. Per la Fondazione Cini, in pieno bacino di San Marco, si interrano circa 13.000 metri quadrati di laguna a 2 passi da Piazza San Marco. La riva degli Schiavoni in quegli anni viene ampliata con una fascia di circa 3 metri per una lunghezza di 180 metri. Per terra ci sono ancora dei segnetti in marmo bianco che indicano questo intervento. Non parliamo del Tronchetto, vero? Della costruzione dell'Isola Nuova. Nel 1958, grazie a Dio, il Consiglio Comunale approva unanime e senza dibattito la realizzazione di una nuova arteria stradale che va da San Bartolomeo ai Santi Apostoli, costruendo 3 ponti e costruendo 3 sottoporti, o meglio, se volete, 3 tunnel in complessi edilizi. Tutto questo, ripeto, all'unanimità e senza dibattito in sede consiliare. Ma è proprio la definizione in Consiglio Comunale unanime delle norme del piano regolatore che porta anche alla crisi della Formula Venezia, perché in quel momento si è toccato il nervo scoperto di chi comanda in città, e lo vedremo subito sulla seconda zona industriale. In realtà la prima opposizione aperta viene da Italia Nostra, la quale con un opuscolo si scaglia praticamente contro tutte le indicazioni, ma in particolare, a parte la strada in laguna definita vandalica, in particolare contro la possibilità di qualsiasi modifica dell'edilizia e della viabilità in Venezia, perché il tessuto urbanistico doveva rimanere intatto così com'era. Posizione forse anche un po' esagerata, se vogliamo, però indubbiamente una posizione di cautela rispetto a possibili derive di quello che all'inizio era in realtà un piano. Il fatto è che crolla la giunta, il piano regolatore generale viene assunto da un commissario prefettizio, è un fatto più unico che raro nella storia della democrazia italiana del Novecento, e nelle osservazioni che vengono presentate, che poi tutte saranno bocciate, si distinguono soprattutto da una parte quella di Italia Nostra, già definita, dall'altra quella della neonata Associazione Civica per la Terraferma, che poi diventerà anche una lista politica, la quale invece contrasta le norme rigide alle quali il piano regolatore
stava cercando di obbligare le nuove costruzioni in terraferma. Commenterà Vladimiro Dorigo, avvengono così le concordanze più paradossali, le alleanze più incredibili. Gli intellettuali che hanno onestamente aderito a Italia Nostra si trovano inopinatamente nello stesso fronte con gli speculatori di aree della terraferma. Il piano regolatore uscirà totalmente stravolto, sia soprattutto in terraferma. L'unica cosa che sarà realizzata sarà la seconda zona industriale, che però nascerà in maniera del tutto diversa da quella ipotizzata dal piano che la prevedeva soggetta all'iniziativa di un consorzio pubblico, cioè nascerà di iniziativa privata. Quando si cercherà nel 61 di verificare come stanno le cose, si scoprirà che di 1000 ettari previsti per la nuova zona industriale, già 900 erano stati occupati dalle industrie private, Montecatini ed Edison per prime, ma anche altre, e addirittura c'erano già degli impianti in funzione. Sono anni di grande sviluppo dell'industria e nasce da lì l'idea che la laguna potesse essere una banchina illimitata, riferimento torna al professor Dal Paos, e quindi la necessità di una terza zona. Per la terza zona è da dire che ancora una volta l'iniziativa è unanime del Parlamento, senza distinzione politica. Il Parlamento unanime decide che siccome la seconda zona è andata male, perché l'hanno fatta i privati, la terza zona, che doveva essere l'elemento di razionalizzazione e di programmazione dello sviluppo di Marghera, doveva essere gestita da un consorzio pubblico. L'alluvione del 66 ha mandato le carte in aria e c'è anche da dire, per completare il ragionamento idraulico fatto prima, che tra la seconda zona e la terza zona comincia a cambiare anche il modello di sviluppo nel Veneto, cioè non più giocato sulla grande industria marghera, ma comincia a diffondersi la piccola e media industria, quindi la terza zona diventa non più necessaria e l'alluvione in un certo senso costituisce anche l'alibi per fermarne i lavori. Ma io vorrei soffermarmi un attimo su una cosa diversa di questi anni, e cioè sulla cultura. So che della cultura parleranno poi oggi pomeriggio, come ho detto, altri relatori. Però lasciatemi fare alcuni flash per sottolineare quella che secondo me è una tesi mia, ma che credo possa essere condivisa. Che Venezia è stata una grande capitale in quegli anni lì. Massimo Cacciari, ricordando Giuseppe Mazzariol, ha parlato dell'ultima Venezia europea, che è molto sintonico anche con il nostro tema di oggi. Faccio soltanto due rarissimi esempi. Nella musica ci furono le prime mondiali di Stravinsky, di Britten e di Prokofiev, ma la Fenice produceva un cartellone lirico e sinfonico di altissimo livello. C'era anche una produzione veneziana di avanguardia, Malipiero, Maderna, Nono. Ma d'estate, in campo Sant'Angelo, in una platea con 4.000 posti, venivano rappresentate le opere liriche, quelle di maggior consumo popolare, diciamo. E alla domenica, credo che molti ricordino, che i veneziani accorrevano numerosi in piazza San Marco al concerto della banda municipale. Nel teatro, Venezia è la prima città al mondo a ospitare il teatro giapponese delle Maschere No. È una delle prime a ospitare il Titus Andronicus con Laurence Olivier e Vivian Leigh, a ospitare il Teatro d'Aujourd'hui di Parigi con Ionesco, ma anche la Comédie Française. Ma c'era anche una produzione locale di avanguardia, penso al Teatro 7 di Arnaldo e Sara Momo, penso al Teatro Universitario di Ca' Foscari di Giovanni Poli. Al ridotto si alternavano le compagnie di giro di livello nazionale con le compagnie goldoniane di Baseggio e Cavalieri. Compagnie amatoriali si esibivano praticamente in ogni parrocchia e spesso anche con opere di produzione dei parrocchiani, e il carro di Tespi girava per la città portando in giro le opere di maggior godimento popolare. Dico soltanto questo, si potrebbe parlare anche della convegnistica, del cinema, ma mi fermo a questo per ribadire una tesi, cioè che Venezia fu una grande capitale non soltanto culturale, ma capitale grazie a questa attività culturale, perché aveva innescato un circuito virtuoso tra l'essere vetrina internazionale e l'essere laboratorio locale. Laboratorio locale a sua volta in circuito altrettanto virtuoso tra una avanguardia elitaria e una produzione e una fruizione più popolari. E
ritorniamo all'esodo su quale ci eravamo fermati. Con gli anni 60 c'è la seconda fase di esodo. Non essendo riuscita la legge speciale a combinare granché, e quindi non essendo stati costruiti a Venezia alloggi dignitosi, c'è un esodo che è chiamato da mancato restauro, cioè si va in cerca a Mestre a questo punto non più la fuga dal sovraffollamento, ma in cerca di case con standard abitativi più moderni e civili, oltretutto attratti anche dai nuovi modelli di vita che derivano dalla motorizzazione di massa e dall'automobile privata. A livello ufficiale però questo sfollamento della città non viene colto nella sua gravità, anche se da fisiologico sta diventando patologico. Non si tratta di perdita di popolazione, ma di trasferimento altrove, nell'ambito stesso del comune, di una parte della popolazione, disse Vittorio Cini parlando al ricordato convegno del 1962. E in comune si dava per scontato che lo sviluppo edilizio avvenisse soltanto in terraferma, ma addirittura si dava per scontato, prima lo ricordava anche Cesare Michelis, che la città storica da centro residenziale fosse destinata a diventare in realtà un centro direzionale o appunto a livello o direzionale di industria o direzionale sotto il profilo della capitale culturale. Il dibattito in città comunque continuava lo stesso. Prima del convegno della Cini, il convegno già ricordato questa mattina dell'Istituto Veneto nel 1960, nel quale tra l'altro si accenna anche per la prima volta alla possibilità di una chiusura temporanea delle bocche di porto, e Angelo Sullam lancia lì per la prima volta l'allarme sui murati e sui litorali che ripeterà poi al convegno alla Cini. Di quel convegno io accenno soltanto a due interventi e su un tema specifico per riallacciarmi al filo rosso, diciamo, di questa comunicazione. Il senatore Cini, pur escludendo l'ipotesi di una tutela internazionale su Venezia, perché Venezia devono difendere i veneziani, lancia al sindaco la proposta di costituire un comitato di salute pubblica. E Feliciano Benvenuti propone di affidare le sorti di Venezia a un consorzio basato su Stato, provincia e comune. Sotto le righe di questi appelli si nasconde, secondo me, una sostanziale sfiducia negli amministratori comunali, i quali da parte loro non è che facciano più di tanto, tant'è vero che nel 1961, quando si ricostituisce una giunta di centrosinistra strutturale, si motiverà addirittura con il dire che così si scongiura il ritorno del commissario, cioè una lettura totalmente riduttiva di un evento politico. E siamo arrivati alla fine al censimento del 1961, che serve per fare il rapporto con il 51 dal quale siamo partiti. In 10 anni succedono tre cose importanti. Si capovolge il rapporto tra veneziani abitanti a Venezia e abitanti a Mestre, si cominciano a notare i segni dell'invecchiamento della popolazione e si nota che lo spopolamento è più pesante, il doppio dell'altra zona della città, nel centro storico, proprio nel sestiere di San Marco, dove evidentemente l'edilizia residenziale sta sostituendosi l'edilizia del terziario. Ma l'esodo continua a interessare le classi medie, che trovano le case adatte per loro a Mestre, non le classi povere, e quindi le condizioni di degrado continuano a manifestarsi a Venezia. Il porto in 10 anni raddoppia l'attività come numero delle navi e aumenta del 50% quella delle merci, il turismo aumenta del 50% sia gli arrivi sia le presenze, con alcuni fatti nuovi. Lo sviluppo, che poi diventerà esplosivo, del turismo dei campeggiatori a Cavallino e i segnali sulle comitive dei pendolari. Camera di Commercio, quando verifica nel 1956 che la città ha avuto circa 1 milione di presenze, obietterà che secondo loro da marzo a ottobre sono arrivati in città più di 2 milioni di turisti. E lo stesso capo della statistica del comune, facendo un raffronto con gli arrivi ai terminal, scriverà che in realtà rispetto alle presenze registrate negli alberghi, le presenze effettive a Venezia andavano moltiplicate per 3. E siamo arrivati così
alla vigilia del 1966 sarebbe da recuperare anche il filo rosso con l'attività culturale. Il Campiello è già stato ricordato prima, i primi anni 60 io vorrei ricordare la mostra del Carpaccio a Palazzo Ducale, che fu un evento perché superò i 200.000 visitatori in un'epoca di scarsa mobilità e di scarsa acculturazione. E Venezia, nei primi anni 60, ospita la pop art alla Biennale, facendola conoscere al mondo intero, ospita il Berliner Ensemble, ospita il Living Theater e alla Mostra del Cinema rivela i film del disgelo sovietico e i film della Nouvelle Vague. Continua, insomma, la sua attività di capitale culturale. Alla vigilia dell'alluvione, Venezia si può ancora definire una città. Anche se farne una rapidissima fotografia significa non tanto soffermarci sulla Venezia di allora, quanto porla, sia pur involontariamente, a confronto con la Venezia di oggi. Aveva ancora 130.000 abitanti, c'era sullo standard ideale un abitante per vano, aveva ancora più giovani che anziani, aveva ancora i servizi e le funzioni di una città. Oltre a quelle che sono rimaste, lasciatemi ricordare che c'era un distretto militare gesuiti, c'era un macello a San Giobbe, c'era una manifattura tabacchi che produceva 75 milioni di pacchetti di sigarette all'anno, c'era uno stadio con una squadra di Serie A, c'era un palazzetto dello sport alla Misericordia, un uso improprio finché volete, ma un uso vitale dello spazio, c'era un monte dei pegni a Cacornar della Regina, c'era un ospedale infantile che aveva più di 1.000 ricoveri all'anno, c'era un ospedale militare che aveva 4.000 accessi all'anno, c'era, ricordo anche personale, la tipografia del Gazzettino nelle mercerie. E per concludere, prima di fare la frase finale, ho parlato abbastanza del 1961, anno censuario, che quindi consente appunto, ma il 1961 è anche l'anno nel quale io ho sostenuto ambedue gli esami di letteratura italiana con Vittorio Branca all'Università di Padova, portando a casa un 30 e un 30 lode, che male non era, e mi fa piacere in questa sede, in cui la memoria corale lo ricorda, aggiungere anche questo piccolo ma sentito ricordo personale. E comunque concludo: a Venezia nel 66, alla vigilia dell'alluvione, era una città che come tale era percepita e come tale era vissuta da noi che eravamo i suoi abitanti. E sotto questo aspetto allora forse sì, si può davvero dire che è stata l'ultima Venezia. Grazie.